Istituto Nazionale della Previdenza Sociale significa per i cittadini italiani welfare state. 19 milioni di posizioni assicurative gestite, 16 milioni di pensioni erogate, 2 milioni e mezzo di trattamenti di invalidità civile. Significa presenza capillare sul territorio, più di 600 sedi in Italia, con 30.000 dipendenti al servizio dei cittadini. INPS mette al centro le persone e i loro bisogni e va incontro a chi più in difficoltà. Proprio per assicurare i servizi anche a chi non può raggiungere gli uffici, nasce il progetto Sportello Mobile INPS, rivolto agli utenti disabili o anziani over 80 con indennità di accompagnamento. Sono partner del progetto l'Unione Italiana Ciechi e l'Associazione Carabinieri in Pensione. A Roma, dopo una prima sperimentazione che ha coinvolto 2.700 persone, da gennaio 2009 hanno già beneficiato del servizio circa 5.500 tra disabili e anziani. Chi condivide un disagio può assicurare maggiore empatia alla persona disabile o anziana. L'operatore contattato smista la richiesta alla rete di uffici competenti. Una volta completata la pratica, il cittadino disabile viene raggiunto a domicilio da un funzionario o da volontari delle associazioni partner per effettuare le operazioni che altri possono fare online tramite il sito o recandosi presso le sedi INPS. È nella mission dell'INPS riconoscere a tutti i cittadini gli stessi diritti e garantire a tutti gli stessi servizi, trovando soluzioni per tutti. Stessi diritti, stessi servizi, oltre le barriere della disabilità.